E bella a tutti ragazzi, sono Undercoverdog e siamo qui in un nuovo video di OBS, di tutti i settaggi di OBS, ok? Allora, i settaggi sarebbero le impostazioni, no? Allora, le mie impostazioni che uso, andiamo da quest'altra parte, le mie impostazioni che uso sono queste, no? Allora, vabbè, innanzitutto andate sul generale, lingua ovviamente italiano, dopo non so se parlate in tedesco, in inglese. Vabbè, potete mettere anche quelle lingue, italiano, e il tema è dark, default, insomma, questo qui, no? A me piace molto il dark. Quindi, controllo aggiornamenti automaticamente all'avvio, ok? Questo dovete metterlo, perché quando avviate OBS vi potrà dire se ci sono aggiornamenti da fare, ok? Poi, output, chiedi conferma quando si avvia una diretta, potete, come siete più comodi voi, potete metterlo, ok? Poi questi, insomma, vabbè, proiettori, anteprima non serve molto. Quindi ci spostiamo sulle dirette dove c'è servizio YouTube Gaming, ok? Dove fate la live, no? Su Facebook, su Twitch, io lo faccio su YouTube normalmente, ok? Poi server dovete mettere primary YouTube in guest server, ok? Qua, codice delle dirette, non ve lo posso far mostrare e non fatelo mostrare voi a tutti perché chi lo vede potrà avviare le dirette, potrà avviare le dirette qualunque persona se la vede, ok? Quindi, come fare? Andate sul link qui e vi va su YouTube, ok? Poi vi fa spostare il dashboard dal vivo e voi andate giù, no? Eccole qua. Nome chiave dello streamer, ok? Voi dovete copiarla e spostarla qui su OBS, ok? Poi output, il bitrate, scusate, ok, il bitrate video sarebbe che connessione avete, no? Allora, chi ha una connessione buona, io l'ho Vodafone, chi ha una connessione buona può mettere 4000, 5000 o 6000, chi invece ce n'ha una non buona che salta praticamente, potete mettere 2500, lì va benissimo, va bene. Poi codifica, dovete mettere software per 264. Bitrate metto sempre 160 perché non mi dà problemi e basta. Quindi qui no. Percorso registrazione, io ho già messo registrazione OBS, ok? Quindi in che cartella metterle, va bene? Adesso non so perché viene. Ah no, sì, perché sto già registrando, va bene. Poi qualità della registrazione, alta qualità mettete, ok? E formato registrazione FLV. Tanti dicono MP4, ma c'è scritto un problema sotto, che se perdete quella traccia perdete l'audio praticamente. Poi mettete su codifica, ok? NVENC, e impostazioni mixer personalizzate io non le uso, quindi potete lasciarlo così. Allora, la più importante è l'audio, no? Allora, canali mettete stereo, qui. Kilohertz 44.1, dispositivo audio desktop, da dove sentite desktop, no? Se non si sente da qua su cuffie mettete Realtek Digital Output, oppure se non si sente su Realtek Digital Output mettete altre cose che non avete messo. Comunque io la sento da cassa cuffie, ok? Qua dispositivo audio desktop 2 disabilitato mettete. Ok, adesso il microfono, questo è l'audio desktop, mentre questo è il microfono, no? Microfono, io uso il microfono della livecam, no? Della, sì, webcam, e basta, vedete, veloce, e qua non lo uso, non ho mai usato. Allora, la risoluzione di base, se volete fare 1080p60, ovvio l'HD, no? Ecco, la risoluzione HD, potete mettere 1920x1080, però se mettete così e non avete un computer potente, vi laggerà, no? Ok, quindi vedete voi, no? Allora, valori FPS comuni sempre. Io uso i valori di FPS, sono buoni 30 o 60. Io li uso sempre 60 perché non mi hanno dato mai problemi, ok? Bene. Adesso le scorciatoie. Ok, scusate. E adesso no, eravamo rimasti. Aspettate, ecco, arriviamo rimasti a scorciatoie, no? Allora, come avviate la diretta? Io la avvio con F12 e la fermo con F12. Poi,
qua non serve a nulla ritardo, insomma. Poi avvia registrazione con F9 e la tolgo con F9. Modalità studio S, e poi qua silenzia, riattiva microfono, F2, F2, ma non li uso mai, ok? Poi avanzate, cosa dire? Niente. Direct 3D, mettete NV12 601 e basta. Adesso però passiamo qui, va bene? Allora, cattura finestra, schermo intero. Volete giocare a Fortnite? Volete giocare a Minecraft? Mettete cattura qualsiasi applicazione a schermo intero, va bene? Che sarebbe game, c'è scritto anche qui game, va bene? Poi cattura schermo, ok? Vedi, sta catturando lo schermo. Potete non catturare il cursore, non ve lo cattura. Lo volete catturare? Eccolo qui. Poi voi dovete scegliere il display. Io ne ho uno in questo caso, quindi scelgo questo ovviamente, no? Poi dispositivo di cattura video sarebbe la webcam, adesso la sto già usando dell'altro. Nell'altro OBS ho aperto due pagine. Microsoft, dove è la vostra, potete disattivarla, attivarla. Comunque mettete predefinito sempre, va bene? Perché questi non so le impostazioni. Poi qua so che per collegarlo alla PlayStation ci vorrebbe un cavetto e metti PlayStation e viene. Comunque questi sono i settaggi, dopo sta a voi fare le cose. E va bene, qua è il microfono aux, vabbè. Che dire? Niente, spero che vi sia piaciuto il video. Commentate, lasciate like e bella.